fiducia, la speranza nel fatto che le cose possano cambiare, e continuate a farlo, vi prego, perché non potete pensare che lo possano fare solo il portavoce o chi è eletto in Parlamento, che lo possa fare da solo. La nostra grande forza, che ci fa essere la prima forza politica del Paese, è proprio la partecipazione, i contributi che ognuno di voi dà al progetto, anche solo stando qui stasera o facendo una piccola donazione a quello che è il rally che stiamo portando avanti in tutta Italia, che è un giro di tutte le località più importanti. Stiamo incontrando imprenditori, prima ho incontrato gli imprenditori della vostra regione, quelli che ci hanno fatto grandi nel mondo nonostante la politica si vanta dei loro risultati invece di ringraziarli, perché ci hanno fatto diventare la prima forza per export in Europa nonostante il 70% di tassazione, nonostante la burocrazia. Quelle persone lì meritano tutto il nostro incoraggiamento, i datori di lavoro e i loro dipendenti, perché è sulle imprese italiane che si gioca la grande partita per far ripartire il paese. Allora, io prima di tutto voglio dire a chi è qui e magari conosce poco il movimento, o non lo conosce per niente, o si è avvicinato per la prima volta a questa serata: noi non crediamo di essere superiori o diversi, noi crediamo semplicemente di aver creato qualcosa di autentico in questi anni, che si fonda sulla libertà di poter fare le cose che da 30 anni aspettiamo in Italia e non si fanno. Cosa fa sì che si possa avere questa libertà? Una semplice ragione, e vi faccio questo esempio. Nelle altre forze politiche è iniziata la caccia ai grandi finanziatori, stanno cercando grandi finanziamenti nonostante tutti i soldi di rimborsi elettorali che hanno preso. Noi siamo davanti a loro, siamo la prima forza politica del paese, non abbiamo mai preso né finanziamenti pubblici né grandi finanziamenti privati. Allora chi non ci conosce dice: ma come fate? Come fate? Prima di tutto, grazie a chi ha organizzato questo evento e tutti quelli che ci hanno lavorato, perché come sempre passa per l'autotassazione, per il lavoro degli attivisti, per il lavoro dei gruppi locali. Ma poi io non avrei mai immaginato di poter avere così tanto sostegno. Ho lanciato un mese e mezzo fa la nostra raccolta fondi per la campagna, quella che ci sta permettendo anche di stampare i volantini, di girare per l'Italia, di fare le iniziative pubbliche, la chiusura della nostra campagna che si terrà a inizio marzo. E la cosa incredibile di questo movimento è che il miracolo si realizza sempre. Nel giro di un mese e mezzo sono arrivati 400.000 euro di donazioni, in media di 29 euro, di migliaia di italiani che credono in questo progetto e stanno finanziando la campagna. E chi vuole contribuire lo può fare. E non gli chiediamo un grande finanziamento, gli chiediamo un piccolo contributo e poi di andare a raccontare perché sta dedicando un'ora della propria vita a stare qui stasera, o una parte della propria vita a fare l'attivista, o una parte della propria vita a fare il portavoce. Qui ci sono i vostri parlamentari, i vostri consiglieri regionali, i portavoce comunali, i consiglieri comunali. Queste persone hanno deciso di mettere a servizio di questo progetto una parte della loro vita. Lo fanno sapendo che da noi esiste la regola dei due mandati, che è una garanzia, non è un limite. Io lo vedo su di me: quando dai un tempo determinato alla politica, la politica sa di avere poco tempo per raggiungere gli obiettivi, perché si è tolta già dalla testa l'idea di poter stare 30 anni lì dentro. E chi non ha l'obiettivo di restare 30 anni sulla poltrona sa di dover lavorare per i cittadini, perché altrimenti non passerà neanche alla storia per i risultati che ha raggiunto. Ci ho creduto molto sempre in questa regola dei due mandati. Qualcuno ha detto: ma forse è il momento di abolirla perché voi vi candidate a governare. E invece la nostra grande forza, unita a tante regole che secondo me sono la garanzia per chi vota questo movimento, che chi entra nelle istituzioni possa lavorare per quelli fuori dalle istituzioni e non per quelli che stanno lì dentro. Noi abbiamo presentato un nuovo statuto per le elezioni politiche, dovevamo presentarlo, altrimenti non ci saremmo potuti
presentare alle elezioni, ma abbiamo colto l'occasione per inasprire ancora alcune regole, perché il futuro gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, nonostante la legge elettorale ci dia contro e sia stata fatta contro di noi, probabilmente triplicherà il numero dei parlamentari. Noi passeremo a quasi 300 parlamentari della Repubblica, e questi parlamentari che entreranno lì dentro devono lavorare per voi e devono tenere fede agli impegni. Allora, che regole abbiamo inserito? Abbiamo confermato la regola dei due mandati, abbiamo confermato la regola che ci dà la credibilità più grande di tutte le forze politiche, secondo me. Noi, la regola sul taglio degli stipendi, sulla rinuncia dei vitalizi, sulla rinuncia ai doppi stipendi, alle auto blu, ai voli di Stato, l'abbiamo reinserita, ma non è una promessa, è una realtà, perché i 127 parlamentari della Repubblica del Movimento, come i consiglieri regionali, come i nostri europarlamentari, in questi anni non hanno aspettato una legge per tener fede a quella promessa. Voi sappiate che sono circa 100 milioni di euro a cui abbiamo rinunciato come portavoce del Movimento in tutti questi anni di mandato. 100 milioni di euro. E io non lo dico, guardate bene, non lo dico per farmi bello, non lo dico neanche per dire che abbiamo risolto i problemi dell'economia italiana, io lo dico per farvi una domanda: ma se nel 2012 vi avevamo promesso di rinunciare al vitalizio e oggi siamo stati gli unici a chiedere di applicare la legge Fornero per le nostre pensioni, a rinunciare al vitalizio, oggi siamo stati gli unici a dimezzare i nostri stipendi, sono stato vicepresidente della Camera per 5 anni, non ho mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, il mio doppio stipendio e il mio doppio rimborso. La domanda è: ma avremo un po' di credibilità in più a tutti gli altri che stanno facendo promesse a mare e monti? Promesse a mare e monti. Io credo proprio di sì. E mi permetto di dirlo, perché i programmi sono importanti, ma non valgono niente se chi li porta avanti in 20 anni non ha mai mantenuto le promesse che faceva. Non valgono nulla. È un tema importantissimo, che è la prefazione a tutto quello che poi vi dirò su quello che vogliamo fare per l'Italia. E poi c'è un'altra regola, che è una regola ma è anche una promessa. Nel nostro statuto abbiamo inserito una norma per cui se qualcuno entra in Parlamento col Movimento e decide di cambiare gruppo, dovrà pagarci 100.000 euro di multa. Ma questa regola qui che abbiamo inserito è una regola provvisoria, perché io vi assicuro che se andiamo al governo, le facciamo due righe che dicono che se tu sei un parlamentare della Repubblica e entri con una forza politica, se vuoi cambiarla te ne torni a casa e non ti vedi al migliore operatore. Questa è stata la legislatura col più alto numero di cambi di casacca della storia della Repubblica, una ogni 3 giorni. C'è un senatore che ha cambiato 7 volte partito durante questa legislatura, 7 volte. E il cambio di casacca, io ve lo voglio trasmettere come preoccupazione, non è solo una cosa poco etica che tradisce il mandato elettorale, non è questo. Guardate che il cambio di casacca ha un altro problema fondamentale. Se non ci fossero stati i cambi di casacca, la legge Fornero non sarebbe mai passata. Se non ci fossero stati i cambi di casacca, la buona scuola non passava. Se non c'erano i cambi di casacca, non passavano delle leggi vergognose che hanno devastato le vostre vite negli ultimi 5, 6, 7 anni. Come si può fermare questa deriva? Prendendo un po' spunto da altri paesi europei. Il Portogallo ce l'ha, l'Inghilterra ce l'ha come prassi. Se cambi forza politica, se cambi gruppo, te ne devi andare a casa, c'è poco da fare. Questo è un principio che vogliamo introdurre. Intanto però, come sempre ha dimostrato il Movimento, intanto che non si introduce questo principio, che era nobile, guardate, io so che magari qualcuno di voi sta pensando, ma l'assenza di vincolo di mandato era una cosa nobile, e non lo discuto. Quando è stato introdotto nella nostra Costituzione era un principio giusto, perché si temeva che i gruppi politici potessero cooptare e comandare i loro parlamentari, ma oggi di questa libertà se ne è abusato in maniera pazzesca. Io non posso pensare che la 17ª legislatura per cambi di casacca sia stata peggio di quelle in cui c'erano De Mita, Cirillo Pomicino e tutti quei personaggi lì. Io non ci posso pensare a questa cosa. E quindi, intanto che non introduciamo una norma, da noi si pagherà una multa di 100.000 euro, così
chi vuole fare il furbo ci pensa due volte. Queste sono delle garanzie per voi, secondo me, perché io credo nel fatto che chi si impegna nel movimento ha degli alti ideali e degli alti valori, ma so anche che stare lì dentro è pericoloso, perché l'animo umano viene tentato continuamente, e allora dobbiamo anche introdurre delle regole forti, e le abbiamo in uno statuto che dice anche che ti puoi candidare dove sei residente. Ha un grande valore questo per il territorio, perché in questi anni si è perso il contatto tra eletto e elettore, anche perché ormai ci si paracadutava nei collegi sicuri. Io che ero di Napoli mi andavo a candidare a Bolzano, la Boschi adesso la candidava a Bolzano perché ad Arezzo non si può candidare, perché non prenderebbe neanche il mondo la sua famiglia. Giocano così in modo tale da potersi in qualche modo salvare e entrare di nuovo in Parlamento. Ma gli abitanti di Bolzano, che magari eleggeranno Mariella Boschi, dopo quando la rivedono? Ma anche dalle vostre parti si verranno a candidare persone che sono di fuori regione, perché questa è una regione ritenuta ancora rossa, poi lo vedremo il 4 marzo, se è ancora una regione rossa politica che hanno combinato, ma per tutto quello che hanno combinato. E allora nei nostri collegi verranno a candidare i nostri sacri della politica, e poi gli daranno un paracadute in un'altra regione. Questa roba da noi non esiste. Noi abbiamo selezionato i nostri listini bloccati, perché anche in questa legge elettorale ti hanno tolto le preferenze, chiedendo ai nostri iscritti chi dovesse entrare nelle liste. Anche io mi sono fatto le parlamentari, ma soprattutto le parlamentari, che sono la selezione online dei nostri iscritti certificati, a quelle parlamentari hanno partecipato anche giornalisti come Gianluigi Paragone, che sarà il nostro capolista a Varese, il comandante Gregorio De Falco, il nostro capolista a Livorno, Emilio Carelli, che ha fondato il TG5, il TG.com, Sky TG24, si candida con noi, e Berlusconi dice che siamo gli incompetenti, ma i suoi direttori si candidano con noi. Ricordatevelo sempre. Quelli che gli hanno fondato il TG hanno capito che questo paese lo può salvare solo il movimento. Il presidente nazionale del forum delle associazioni che si occupano di disabilità, Vincenzo Zocchiano, si candiderà con noi a Trieste. Ci sono tante persone che si stanno avvicinando, e alcune hanno avuto anche l'umiltà di dire: io voglio fare parlamentari, voglio vedere i vostri iscritti che cosa pensano di me e se mi mettono in gioco, se mi candidano. Poi ci sono i collegi uninominali, li conoscerete lunedì, sta succedendo una cosa fantastica. Io veramente su questo ci vorrei scrivere un libro, solo sui collegi uninominali e quello che sta succedendo. Io ho lanciato un appello pubblico, ho detto: noi selezioneremo un terzo del Parlamento con i collegi uninominali, due terzi con le liste proporzionali. Significa che negli uninominali, come succedeva 15 anni fa, ci sarà uno scontro diretto sui territori tra candidato di questa forza politica e candidato dell'altro. E noi abbiamo detto: vogliamo aprirci alle energie del territorio, alle persone che vogliono mettersi in gioco. Sono arrivate tantissime persone, ve lo assicuro, università, mondo dello sport, atletica, mondo delle professioni, mondo degli imprenditori. Ma la cosa fantastica è che appena si diffonde la voce che qualcuna di queste persone si vuole candidare con noi, lo chiama o la chiama subito il segretario di un partito e gli dice: non ti candidare con loro che ci rovini, ti diamo un assessorato regionale. E la cosa fantastica è che mi chiama quella persona che ha ricevuto la telefonata e mi dice: Luigi, mi hanno convinto, mi candido con voi, dopo che mi hanno chiamato e mi hanno proposto l'assessorato regionale. Le liste ce le stanno facendo loro, sostanzialmente. Sta succedendo questo ed è un grande, grande riconoscimento per un movimento che fino a qualche tempo fa era considerato sempre un movimento di opposizione, gli altri, quelli sempre che erano considerati al margine della scena politica. Oggi non dico che qualcuno parli bene di noi, perché per carità, Orietta Berti, per aver detto che votava per noi, si è beccata la denuncia alla GCOM, quindi non è una vita semplice metterci la faccia, però proprio con questo comportamento che hanno, tutti ci attaccano, tutti contro di noi, il problema dell'Italia siamo noi per le altre forze politiche, questo sta creando anche un desiderio di voler contribuire, di volerci dare una mano. Non sapete quanta gente mi chiama, anche
del mondo dei ministeri, del mondo delle agenzie europee, mi dicono: guarda, io una guerra del genere non l'ho mai vista contro una forza politica, tutti contro di voi, come se tutti i mali dell'Italia fossero colpa vostra, e allora vi voglio dare una mano. E questo significa che noi invogliamo ancora di più Berlusconi, Renzi ad attaccarci, perché più ci attaccano, più ci avvicinano persone di buona volontà che vogliono aiutare. Questa era una doverosa premessa per potervi dire che io ci credo molto nel fatto che si possa fare politica diversamente, con un altro spirito, con altre regole e con altri valori. Io non cedo a quell'idea per cui tutti mi dicono da 5 anni: ma se volete diventare qualcosa o qualcuno dovete fare come noi, se volete diventare forti dovete fare come noi. E quelli che dicevano dovete fare come noi oggi stanno al 20, al 15 e noi stiamo ad oltre il 30, quindi siamo stati anche forti di questa nostra convinzione in questi anni che non dobbiamo cambiare. Certo, quando sbagliamo chiediamo scusa, ma noi quando facciamo un errore lo facciamo in buona fede. Io gli altri non li ho mai visti fare errori. Quando una sera di una domenica in 25 minuti fanno il decreto salva banche, che in realtà era il decreto salva banchieri, e mandano sul lastrico centinaia di migliaia di risparmiatori, quando fanno quel decreto non l'hanno fatto per errore, avevano ben presente chi si doveva favorire e di chi se ne fregavano altamente. E se noi oggi vogliamo stabilire che cosa significa governare bene un paese, se vogliamo stabilire questo concetto, dobbiamo tenere presenti due cose. Una, che l'Italia ha l'1% della popolazione che ha il 25% della ricchezza nazionale. Ora voi direte: ma Luigi va contro i ricchi. No, i ricchi sono all'altro 99%, quell'1% è un'elite privilegiata che ha avuto leggi ad personam, ha avuto incentivi che non doveva avere, ha avuto favori, ha avuto salva processi, salva galera. Quell'elite lì è riuscita ad accumulare una tale forza, una tale fonte di ricchezza, ha avuto una tale forza dal punto di vista economico, perché è stata favorita a scapito dell'altro 99%. Governare bene questo paese con tutte le difficoltà del caso significa avere un governo che si metta finalmente a governare per l'altro 99%, che è sempre stato messo da parte, preferito. E la cosa assurda è che noi percepiamo sempre le forze politiche che fanno voto di scambio, che sono corrotte, come la maggioranza del paese. La cosa assurda è che a volte noi riteniamo i furbi la maggioranza e gli onesti la minoranza, ma in realtà l'unica cosa che non era mai accaduta, e per questo dobbiamo ringraziare Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, è che gli onesti si mettessero insieme e iniziassero a fare massa critica. Per carità, io non dico che qui ci sono gli onesti e di là ci sono i disonesti, non sto dicendo questo, però il compromesso che c'è nei vecchi partiti oggi li rende irreversibili. Io ho tanti amici che hanno fatto parte e fanno parte dei partiti tradizionali e mi dicono: no, io voglio stare qua perché voglio provare a cambiarlo. Noi invece in questi anni abbiamo scelto di provare a cambiare il paese, non i partiti, perché ci abbiamo perso le speranze in quei meccanismi folli per cui anche le brave persone alla fine si perdono nei meandri delle dinamiche di potere, delle dinamiche di corruttele e delle dinamiche di voto di scambio. Nulla, quelle persone hanno tutto il mio rispetto che ci stanno provando, ma se permettete, noi stiamo provando a cambiare l'Italia. E come la vogliamo cambiare? Io vi dico prima di tutto una cosa: voi molto spesso, quando anche arrivo ad un evento come questo, mi dite: io sono un pensionato, fate una legge per i pensionati, io sono un commerciante, fate una legge per i commercianti, io sono un imprenditore, fate una legge per gli imprenditori. E io da qualche anno a questa parte rispondo sempre: tu la devi smettere di chiedermi legge, perché sono ormai anni che si fa una nuova legge ogni 2 giorni e mezzo, che si somma alle 187.000 esistenti, alle norme europee, alle leggi regionali. Il risultato è che ogni volta che avete un problema non sapete più quale sia la legge che si rivolge a quel problema e l'ente che ve lo deve risolvere. Lo sport del "non è mia competenza, vada all'altro ente" è uno sport praticabile proprio per questo.
in cima ai nostri 20 punti per la qualità della vita degli italiani, perché di questo si tratta. Il nostro programma non è né di destra né di sinistra, cerca semplicemente di mirare ad un obiettivo: migliorare la vostra qualità della vita, che non si misura solo col PIL, non si misura solo con l'indicazione dell'occupazione, con l'indicatore della disoccupazione. Non stiamo parlando di questo. Oggi la qualità della vita degli italiani si misura prima di tutto per come voi percepite la vostra qualità della vita. E allora noi possiamo fare tutte le leggi anticorruzione del mondo, antievasione del mondo, tutte le leggi che creano un milione di posti di lavoro, che per quante ne sono state fatte, oggi dovremmo avere qualcosa come 90 milioni di posti di lavoro, per quante ne sono state fatte leggi da un milione di posti di lavoro. Noi possiamo fare tutto questo, ma se voi non percepite alcun miglioramento, significa che quella legge o non fa quello che diceva o non sta funzionando bene. Allora che cosa proponiamo noi? In cima ai 20 punti per la qualità della vita degli italiani, invece di mettervi l'elenco delle leggi da fare, abbiamo messo 400 leggi da abolire, quelle inutili, quelle che non stanno funzionando e quelle che vi stanno rendendo la vita un inferno. Pensiamo alle leggi anti-evasione. Quelle leggi sono nate per combattere gli evasori e stanno combattendo quelli che pagano le tasse. Pensateci, pensateci, ma ve lo dico citandomele. Qui ci saranno persone che avranno a che fare, hanno avuto a che fare con lo spesometro, chi col redditometro, chi con lo split payment, chi con gli studi di settore. Ogni volta che avete avuto a che fare con questi strumenti vi siete chiesti: ma perché lo Stato mi chiede di dimostrargli che sono onesto? Dovrebbe partire dal presupposto contrario: io sono onesto e tu al massimo mi devi dire se sto sbagliando qualcosa. Invece l'onere della prova è invertito, siete tutti disonesti. E per 100 giorni l'anno dovete produrre scartoffie, documentazione, modulistica, autocertificazioni per sperare di essere dichiarati onesti e in regola. E prima o poi qualcosa sfugge, qualcosa non si fa bene, qualche ente dimentica di leggere i 100 moduli che gli avete mandato e quindi vi fanno pure la multa. In questa giungla chi è disonesto di natura si muove alla grande, perché trova sempre un modo per farla franca, o con la corruzione, o dimenticando un modulo, o omettendo, perché è un esperto anche lui disonesto, sa come fregare lo Stato. Che cosa proponiamo noi? Il contrario. Cominciamo a fare al contrario. Aboliamo quello che non serve. 400 leggi, c'è un sito che si chiama leggidaabolire.it che abbiamo lanciato un mese fa a Milano. Gli imprenditori, i professionisti, i cittadini ci stanno mandando un elenco di leggi per cui non capiscono, di cui non capiscono l'esistenza, non ne capiscono l'esistenza e perché stanno funzionando. Noi iniziamo dalle leggi che hanno istituito lo spesometro, il redditometro, lo split payment e gli studi di settore, li aboliamo ma non li sostituiamo con altra burocrazia, perché se veramente vogliamo dare l'opportunità a questo paese di creare nuovi posti di lavoro, di portare il made in Italy all'estero, di essere più forte, lo dobbiamo fare lasciando in pace chi crea valore e chi crea lavoro, non tartassandolo di carte e tartassandolo di tasse. Poi qualcuno mi dirà: ma Luigi non vuole fare nulla, visto che vuole abolire le leggi, non ne vuole fare di nuove, quindi vuole andare in Parlamento a non fare nulla. Ma le politiche pubbliche oggi non si fanno con tante leggi, si fanno spostando i soldi delle vostre tasse nella direzione giusta. Se vogliamo aiutare le imprese o i commercianti, dobbiamo togliere l'IMU sui beni strumentali, perché se oggi c'è qualcosa da togliere dalle tasse, sono le tasse che devi pagare anche quando non guadagni, come l'IRAP e l'IMU sui capannoni, sugli alberghi. Ma non lo dico perché sto lanciando l'abolizione delle tasse così. Noi abbiamo quantificato queste tasse, sappiamo quanto costano, ma soprattutto sappiamo che nelle altre imprese e negli altri paesi europei le imprese non le pagano, e questo vi crea una concorrenza sleale. Ma non lo dico solo agli imprenditori, pure a chi lavora nelle aziende, anche chi ha un contratto troppo precario perché il datore gli dice: guarda, non ti posso pagare un contratto diverso. Quella persona potrebbe avere un contratto molto meno precario se il datore avesse l'opportunità di pagare meno tasse, avere meno costi sull'impresa, fermo restando che la precarietà
va combattuta cominciando a eliminare una serie di contratti capestro che sono stati creati e che non hanno alcun senso. Ma qui non ci deve essere la guerra tra chi dà lavoro e chi cerca lavoro, non ci deve essere questa guerra. Allora, un paese che prima ha detto: vi do gli incentivi per costruire i capannoni, vi do gli incentivi per costruire gli alberghi, e poi dopo 2 anni, senza dirglielo prima, gli ha messo l'IMU sui capannoni e sugli alberghi. Quello è fallito e oggi gli resta un capannone vuoto su cui ancora paga l'IMU. Questo è il meccanismo in cui siamo. O l'IRAP, si dice in Italia bisogna assumere di più, e poi alle aziende non fai pagare la tassa per quanto guadagnano, ma per quanti dipendenti hanno. E, più, e al di là che stiano guadagnando o stiano in recessione, devono pagare una tassa sui dipendenti. Allora capite che è una grande allucinazione collettiva destra e sinistra, perché la sinistra, che doveva difendere i lavoratori, ha abolito l'articolo 18 e ha creato i contratti più precari della storia. La destra, che doveva difendere le imprese, ha creato Equitalia, ha usato Equitalia contro le aziende, non ha mai abolito gli studi di settore e ha contribuito anche quella alla burocrazia. Questa sforbiciata di 400 leggi non ha niente a che vedere con la messa in scena di Calderoli e il suo lanciafiamme che utilizzò qualche anno fa per far sembrare che aveva sburocratizzato. Qui stiamo parlando di un programma che vi lascia liberi e parte dal togliere l'inutile. E l'ho portato avanti questo progetto anche con gli altri parlamenti europei, con delle missioni che ho fatto come vicepresidente della Camera in Inghilterra, in Francia, in Germania. Tutti i parlamenti si stanno chiedendo come fare meno leggi, non come farne di più. Ditelo a quei geni che stavano facendo la riforma costituzionale per fare le leggi ancora più velocemente. Se ne fa una ogni 2 giorni e mezzo, se ne facciamo una al giorno, voi non avete neanche più il tempo di andare dal consulente del lavoro, all'avvocato e dal commercialista per chiedergli come si interpreta quella legge che già è cambiata il giorno dopo. Noi oggi dobbiamo limitare questo modo di fare. No, ne si fa anche in un modo che fa l'Inghilterra. Ogni nuova legge se ne devono abolire 3 vecchie. Ogni legge che si fa è vietato richiamare alle vecchie leggi, quindi la legge 6 dell'articolo 5 del comma 3 che ci fa impazzire ogni giorno, è vietato farlo. Anche in Italia, vi do una notizia, è vietato farlo. Dall'88 c'è una legge che dice che è fatto divieto di fare i richiami, ma quella stessa legge all'articolo dopo fa un richiamo. E quindi vi rendete conto che non è un tema di legge, è un tema di intelligenza di chi le fa. E poi un'altra cosa, qui nessuno si è mai premurato di misurare le nostre performance. Cioè, noi facciamo leggi ogni 2 giorni, ma nessuno viene da noi a dirci: ma quella legge che hai fatto, che fine ha fatto? Che effetti ha prodotto? È stata attuata? Pensate a tutte quelle, come vi dicevo, che milioni di posti di lavoro, ma anche le imprese di questo paese. Io vengo da un'azienda, da una famiglia che ha fatto azienda per 30 anni. Nel 2011 è stato fatto lo statuto delle imprese, è stato approvato, ma non è mai stato attuato. Allora, in Inghilterra c'è una commissione che dopo 2 anni controlla se quel milione di posti di lavoro l'hai creato. Se non l'hai creato, si propone l'abolizione di quella legge. Voi lo immaginate uno Stato che invece di fare una legge per ogni problema che avete, ne abolisce 2, 3, 4, 10 e vi toglie qualche problema che avete? È questa l'impostazione che vogliamo dare, e vale per tutti gli ambiti. Vale per esempio anche nell'ambito della sicurezza. Qui si continua a parlare di riforme delle forze dell'ordine, di riforma di nuove leggi sulla sicurezza. È una sola la storia. Ci servono i soldi per fare 10.000 assunzioni nelle forze dell'ordine e ci servono gli stanziamenti per costruire almeno 2 nuove carceri in modo tale da mettere veramente in galera chi delinque in questo paese. Non c'è molto da dire sulla questione di come si devono fare, di come si deve fare la sicurezza. Abbiamo le forze dell'ordine con l'età media più alta d'Europa, non per colpa loro, il problema è che non si fanno più i concorsi, i reclutamenti. E poi si parla di legittima difesa, ma io voglio arrivare a un attimo prima. Io, prima di dover mettere in condizione il cittadino di passare un guaio con una pistola e dover sparare a qualcuno, voglio dargli l'agente di polizia nel suo quartiere in modo tale che possa difenderlo, visto che paga il 70% di tasse, il livello di tassazione più alto del mondo industrializzato. Allora la domanda è: ma dove prendete i soldi? Peccato che questa domanda la fanno sempre solo a noi. Io vedo gli altri candidati che stanno promettendo di tutto, anche la batteria di pentole in omaggio insieme alle pensioni e all'abolizione di tutte le tasse, e non c'è mai la domanda: mi scusi, ma i soldi dove li va a prendere? Da noi glielo dici
da 5 anni, ma glielo devi ripetere. Quante volte mi hanno chiesto in una trasmissione: ma i soldi per il reddito di cittadinanza dove li prendete? E io ho sempre lo stesso foglio da 5 anni, che non è cambiato, però ho delle ragioni, con 25 voci di spesa, che mi dice dove prendiamo i soldi, ma soprattutto a chi li diamo, perché noi non li vogliamo dare a chi non vuole far nulla. Per me è inconcepibile dare un reddito a chi se ne vuole stare sul divano senza far nulla. Quelli forse sono gli altri strumenti che hanno utilizzato le altre forze politiche in questi anni, che hanno erogato. Noi abbiamo utilizzato uno strumento che dice: se tu perdi il posto di lavoro hai 50 anni o 20 anni, 50 anni è più preoccupante perché per la legge Fornero devi aspettare i 67 oggi, se tu perdi il posto di lavoro io ti devo dare un'opportunità per formarti, per mantenere la tua famiglia mentre hai perso il posto di lavoro, però poi devi rispondere ad una chiamata dello Stato che te ne propone uno nuovo di lavoro. Se non lo accetti perdi il reddito, se lo accetti perdi il reddito perché comunque entri nel nuovo mondo del lavoro. Ma per fare questo dobbiamo rimettere in piedi i centri per l'impiego, forse li dobbiamo reinventare, i centri per l'impiego, che oggi sono sostanzialmente uno strumento che non funziona. Ma non abbiamo mai detto e non c'è mai stato scritto nella legge che si dessero soldi a persone che non volevano fare nulla, perché ci sono 6 anni di galera per le dichiarazioni mendaci. E soprattutto, non appena tu non rispondi all'obbligo della formazione e all'obbligo di 8 ore lavorative gratuite per il tuo comune mentre prendi il reddito, lo perdi subito. E pensate che quando entra in vigore la nuova legge sul reddito di cittadinanza, da quel giorno il sindaco di qualsiasi comune d'Italia ha a disposizione per 8 ore a settimana gratuitamente coloro che prendono il reddito nel loro comune. Significa che poi gli abbassano i costi dei servizi comunali, perché hanno risorse gratuite che lavorano per l'ente pubblico. Ma reddito non significa andare contro le imprese, perché noi facciamo un altro favore agli imprenditori con quello strumento. Uno, che mettiamo 17 miliardi di euro in circolo che le persone spenderanno presso esercizi commerciali, presso le aziende del territorio, e infatti calcoliamo che c'è un punto percentuale di PIL per quello che vale il PIL all'anno in più. Ma soprattutto, chi è datore di lavoro qui sa che quando si assume bisogna formare da capo colui che è assunto. Perché alla fine le competenze che ti arrivano non soddisfano le esigenze che hai nella tua azienda. Ma perché un'azienda o un datore di lavoro in generale che paga il 70% di tassazione si deve sobbarcare pure la formazione di colui che assume? La formazione la devono fare i centri per l'impiego, anche attraverso la formazione direttamente in azienda, incrociando la domanda e l'offerta. Quindi con quella legge noi aumentiamo i soldi in circolo e diamo anche la possibilità alle aziende di sgravarsi dell'onere della formazione, e intanto alle aziende eliminiamo le scartoffie, la burocrazia, per cui oggi passano 100 giorni l'anno a fare carte e 60 giorni l'anno a ricevere i controlli in azienda che gli chiedono le carte che loro già hanno mandato allo Stato, in un paese in cui basterebbe unificare le banche dati della pubblica amministrazione unendo i database e il furbo lo trovi subito, non hai più bisogno di carte e controlli. Allora, questo è un progetto di paese. Voi direte: ma è difficile, i soldi dove li trovate? Non è semplice. Nulla è semplice, altrimenti non stavamo qui, diciamocelo chiaramente. Se era semplice cambiare l'Italia, probabilmente non nasceva neanche il Movimento 5 Stelle, perché era la portata di qualche persona che stava all'interno delle istituzioni e anche da sola riusciva a farlo. Qui noi abbiamo una forza politica forte che sta portando dentro tante professionalità. Noi, mi permetto di dire, in questi 5 anni in Parlamento ci siamo fatti le ossa e abbiamo conosciuto tante dinamiche istituzionali. Adesso è il momento di andarci a prendere i soldi vostri, 50 miliardi di euro che stanno nel bilancio dello Stato e sono sprechi, privilegi e spesa improduttiva, e investirli nella sanità, nell'istruzione, nella sicurezza e nell'abbassamento delle tasse. E non abbiamo più bisogno, vi prego, non abbiamo più bisogno di commissari della spending review, perché ne abbiamo già avuti. Spending review è una parola bella che piace in Italia per dire taglio della spesa improduttiva. Abbiamo pagato fior fior di quattrini per chiamare consulenti di altissimo livello che sono venuti al governo del paese e hanno detto al Presidente del Consiglio: le faccio uno studio
per dirle: guardi, ci sono 800 miliardi di euro nel bilancio dello Stato, vi dico quanti dobbiamo tagliarne che non servono. Hanno fatto lo studio, Bondi, Cottarelli, tutti, hanno portato lo studio al Presidente del Consiglio dei Ministri, gli hanno detto: Presidente, ho verificato, ci sono 8.000 società partecipate in Italia, probabilmente qualcuna dobbiamo tagliarla, solo per quello che ci costano di consigli di amministrazione, non di dipendenti, perché magari i dipendenti servono su quei servizi, il problema è che sono mal distribuiti e vengono utilizzati male questi enti, molti sono proprio inutili. Il Presidente del Consiglio diceva: ah, 8.000 società partecipate, bene, ne tagliamo qualcuna. Il giorno dopo rilasciava l'intervista: taglieremo 1.000, 2.000 società partecipate, 5.000. Il giorno ancora dopo chiamava il sindaco, il presidente di regione del partito del Presidente del Consiglio, gli diceva: amico caro, io ti ho portato i voti nelle ultime politiche, ma te li ho portati perché avevo i miei nel Consiglio di Amministrazione là, i miei nel Consiglio di Amministrazione là. Ora tu mi vuoi tagliare i serbatoi di voti, la prossima volta i voti non te li porto. E così il Presidente del Consiglio, invece di tagliare gli enti inutili, tagliava il commissario alla spendita più e lo mandava a casa. È successo l'ultima volta con Contarelli. Ora noi non vogliamo ricominciare da capo questa storia, badate bene, noi vogliamo prendere gli studi che sono stati già fatti e cominciare ad attuarli. Chi vi dice che lo faremo? Io vi dico, tanto non ve lo racconteranno mai, quindi ve lo racconto io, si parla degli alberi di Natale a Roma. Quando abbiamo iniziato con l'assessore Colombani il piano di riorganizzazione delle partecipate di Roma, che ha le partecipate più grandi di ogni settore d'Italia, come l'ATAC del trasporto pubblico locale, abbiamo già portato da 13 a 9 le società partecipate, le abbiamo ridotte, ma soprattutto l'ATAC era la società in cui Alemanno aveva assunto la sua parentopoli. Non li ha licenziati né Marino né Alemanno i suoi parenti, li abbiamo licenziati noi appena siamo arrivati, nessuno ve lo ha detto, la parentopoli di Alemanno è l'ATAC, non c'è più, perché li abbiamo messa fuori noi. Poi abbiamo preso quell'azienda, l'abbiamo portata davanti a un giudice col concordato preventivo in continuità e abbiamo detto: giudice, adesso lei col concordato ci permette di avere i poteri per eliminare tutto quello che non serve da questa mangiatoia fatta azienda, valorizzare i dipendenti che lavorano e cominciare di nuovo a fare l'unica cosa che l'ATAC non ha fatto negli ultimi 20 anni: dare il servizio di trasporti ai romani, perché è stato col cronificio, è stato utilizzato per 100.000 cose, non per quello che serviva. Quanto durerà questo processo? Spero il meno possibile, ma sappiate che dopo 20 anni abbiamo iniziato a farlo e l'ironia della sorte è che quelli che avevano provocato questo disastro ci danno degli incompetenti e ci dicono che stiamo facendo male. Ora noi possiamo fare tutti gli errori del mondo, ma una cosa non accetto: che chi ha creato tutti questi disastri adesso ci vuole insegnare come si debba non risolvere questi disastri, ed è anche la storia del nostro paese. Mettiamoci d'accordo, voi avete tutto il diritto, per carità, di votare per gli altri e lo dovete fare se ci credete, però vi chiedo di farvi una domanda: chi sta venendo in questo momento in campagna elettorale a dirvi voglio cambiare il paese, l'ho detto io e lo stanno dicendo gli altri, per quelle persone, a quelle persone io vi chiedo di rivolgere una domanda o di farvela questa domanda: ma se tu che vuoi cambiare il paese oggi lo hai governato negli ultimi 20 anni, perché non lo hai cambiato quando lo stavi governando negli ultimi 20 anni? Io questo vi chiedo, di farvi questa domanda. Se vi date una risposta credibile, fatemela sapere, che fatemela conoscere, che li voto anch'io. Se c'è una risposta credibile a questa domanda, fatemela conoscere e li voto. Ma il problema vero è che, come vi dicevo all'inizio, non c'è nessuna credibilità per poter proporre un cambiamento quando il cambiamento significa risolvere i loro problemi e quello che hanno creato in tutti questi anni. E anche a livello europeo noi abbiamo passato tanto tempo come paese a dirci: ma la Germania fa meglio di noi, la Francia fa meglio di noi, la Francia ha ottenuto più di noi, e quindi litigavamo con la Francia o con la Germania. Ma voi lo sapete quanti funzionari ha il Parlamento italiano a Bruxelles? Ne ha 2 e uno sta andando in pensione. Lo sapete quanti ne ha il Parlamento tedesco? 45. Lo sapete quanti direttori generali abbiamo? 1. Loro ne hanno tantissimi.
quando si parla di Unione Europea, prima di tutto, per giocare quella partita devi schierare i giocatori in campo. Noi neanche i giocatori in campo abbiamo schierato in questi anni. Perché? Ci sono tante ragioni, non c'è mai una ragione. Però sicuramente non avrà aiutato tantissimo in questi anni essere rappresentati da ministri dell'economia che uscivano dalle banche europee e rientravano nella finanza europea dopo essere stati ministri, perché c'era un palese conflitto di interessi che li portava a difendere poco l'Italia e molto lo status quo. Io non credo, non voglio fare complottismo, però è chiaro che non ci hanno rappresentati e noi meritavamo più rappresentanza di tutti quanti gli altri, perché l'Italia ha il 95% di imprese che è sotto i 15 dipendenti, un tessuto economico unico. Le piccole imprese francesi e tedesche hanno 90 dipendenti, abbiamo numeri totalmente diversi, dovevamo proteggerci dai trattati, da quelle cose che hanno chiuso i trattati, i parametri di Basilea che hanno chiuso l'accesso al credito, dovevamo proteggerle le nostre realtà. E invece cosa si è fatto in questi anni? Una semplice cosa. Si sono dati incentivi addirittura ad aziende che con i vostri soldi delocalizzavano in altri paesi senza finire di pagare neanche le tasse a voi e licenziando tutti, e chi restava qui perché voleva restare, perché ci credeva, veniva tartassato di tasse e burocrazia. Una norma la facciamo sicuramente, una piccola modifica per togliere la possibilità a chi prende soldi dallo Stato di andarsene all'estero. O li lascia i soldi qui oppure non se ne può andare. Ci sarebbe tanto, tanto da dire, però vi voglio raccontare questa cosa che vale per il 4 marzo. Noi faremo una campagna senza risparmiarci e devo dire che in questi anni non ci siamo mai risparmiati. Vi confido anche che è veramente emozionante, dopo 5 anni in cui ho sostenuto le candidature dei nostri consiglieri regionali, sono venuto qui, ho sostenuto i nostri candidati a sindaco che poi sono diventati consiglieri comunali, sono venuto sui palchi come Alessandro, come tanti altri parlamentari a sostenere loro. Adesso giro l'Italia e trovo loro eletti nelle istituzioni da anni che sostengono me e sostengono questa campagna. Già questo è bellissimo, ve lo assicuro, perché abbiamo creato qualcosa che cresce ogni giorno ed è stupendo. Sarà importante, come vi dicevo, parlare a più persone possibile e raccontargli il movimento, perché viene raccontato male e pieno di disinformazione. Prima ho voluto incontrare gli imprenditori della vostra regione per dirgli il progetto delle leggi, perché noi non siamo statalisti, gli statalisti sono gli altri, non siamo quelli che vogliono intervenire in ogni cosa e rendere la vita un inferno ai cittadini. Poi questi 40 giorni finiranno, arriverà il 4 marzo, il risultato del movimento può andare oltre ogni immaginazione. Io sono stato in Sicilia 3 mesi con Giancarlo, abbiamo fatto una campagna porta a porta e il movimento è arrivato al 35% nelle peggiori condizioni politiche. C'era gente che cacciavano fuori dalla galera e la candidavano contro Giancarlo per provare a vincere. Tant'è vero, la magistratura li sta rimettendo in galera dopo che sono stati eletti. E nonostante questo, nonostante gli impresentabili, nonostante una serie di media che ci sono venuti contro dalla mattina alla sera, abbiamo raggiunto il 35%. Ora, per darvi qualche dato, nel 2012 in Sicilia avevamo ottenuto il 18 e 3 mesi dopo alle politiche abbiamo raggiunto il 33. Ora noi in Sicilia abbiamo raggiunto il 35, quindi il risultato va oltre qualsiasi nostra immaginazione, se ci crediamo. Ci sono 2 ipotesi. Una, che raggiungiamo il 40% e abbiamo la maggioranza assoluta. In Sicilia abbiamo raggiunto il 35. Vediamo che cosa succede. L'altra ipotesi è che triplichiamo il numero di parlamentari, non raggiungiamo il 40, ma senza di noi non si può fare nulla. Perché questa legge elettorale è stata progettata per far mettere insieme il giorno dopo le elezioni Berlusconi e Renzi. Ma oggi, se andate a vedere i numeri, e lo sappiamo, è inutile che ce la raccontiamo, lo sappiamo benissimo, no? Questa legge è stata fatta contro di noi per farli mettere insieme. L'unica cosa che non avevano previsto è che il PD perdesse 1 punto al giorno o 1 punto a settimana, diciamo 1 punto a settimana, e oggi sta intorno al 20 e continua a calare. Era una forza politica del 28 3 mesi fa, oggi sta intorno al 20 e continua a scendere. Che significa? Che Berlusconi ha un partito del 15-16, loro hanno un partito del 20, insieme non fanno 51% dei seggi.
che era l'obiettivo che volevano raggiungere. Significa che la sera delle elezioni c'è una possibilità, anzi ce ne sono due. Una è che si torni a votare e perde una poltrona, l'altro è che devono avere a che fare con noi. E le carte le daremo noi, che significa che non si fanno scambi di poltrone, che si devono astenere i voltagabbana che non ci interessano, e che al centro si mettono i temi. Noi abbiamo i 20 punti. Chi vuole aggiungere qualche priorità del paese compatibile con i nostri valori lo faccia. Dopodiché, se ci saranno le possibilità, convergendo sui temi, potremo dare un governo al paese. Ma la squadra di governo noi la nominiamo prima delle elezioni, perché voi non dovete più votare a scatola chiusa, non dovete più votare Bersani e vi ritrovate Letta, Gentiloni, Monti, Renzi. Noi saremo l'unica forza politica di questo paese a presentare prima delle elezioni la squadra di ministri, perché non solo io sono stato individuato come candidato presidente del Consiglio, ma voi dovete conoscere anche i candidati ministro della difesa, dell'interno, dell'economia, così avete tutto per scegliere, avete un programma, avete le liste, avete la squadra di governo. Gli altri ancora mi devono dire chi è il candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Voi sapete chi è del centrodestra, non mi dite Berlusconi che è ineleggibile. Non è eleggibile, lo sapete, no? Per la legge, ora per carità, ma la legge dice questo. Di là doveva essere Renzi e dice no, ma sei Gentiloni non è un problema, per me va bene uguale. Vi rendete conto che questa follia sono rimasti gli unici ad avere un candidato alla presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre gli altri dicono no, ma ci sono le coalizioni, quindi si vedrà il giorno dopo. Cioè ci state dicendo che ci dobbiamo preparare al vostro inciucio, ma l'inciucio non gli riuscirà se voi ci darete il consenso che serve a impedirgli l'incastro. Queste elezioni si vincono prima di tutto non facendo fare il 51% a Berlusconi e Renzi insieme, e il giorno dopo le elezioni io vi assicuro che non lasceremo nel caos l'Italia e che ci prenderemo la responsabilità di dare un governo all'Italia che faccia quelle cose che aspettiamo da 30 anni. Vi ringrazio per questa serata che abbiamo passato insieme, ma tenete presente che ci saranno tanti altri eventi che faremo nelle prossime settimane. Adesso anche Alessandro parte con un altro tour, a dimostrazione del fatto che ha deciso di non candidarsi ma si sta impegnando ancora più di prima in quello che è il progetto del movimento. Lunedì vi presenterò i candidati all'uninominale e vi chiedo di accoglierli nella nostra comunità, nel nostro movimento, come se fossero attivisti di lungo corso, perché si stanno giocando tanto loro, come ce lo siamo giocati noi in questi anni, si stanno giocando molto della loro storia professionale e familiare. A noi ci conoscono già come del movimento, invece quando vedrete delle persone che sono valide e si stanno avvicinando a noi, magari riceveranno ancora più attacchi, e poi io sono fiducioso, ce la possiamo fare. Stateci vicini, grazie, grazie.